Eccoci sul promontorio che divide le due spiagge. È pure lì, Elena. Dove? Bellissimo, da qui sopra è bellissimo. Vedete che lì sopra c'è la sabbia, chiara. Adesso vediamo di trovare il posto per scendere senza problemi. La spiaggia è bella, sabbia molto fine, arriva al mare, penso anche sotto ci sia sabbia chiara perché l'azzurro, i colori sono belli. Là è il punto dello scoglio dove ho fatto il filmato precedente, peccato che non siano contigui per arrivare di qua, si arriverebbe molto più facilmente che passando di sopra. Questa è la valle alle spalle. In teoria c'è un sentiero che passa lì in mezzo, va sulla collina e da lì va a Psati. Che dire, bello! C'è la bella sabbia dura sotto, chiara e abbastanza dura, non è che non si sprofonda con i piedi. Spiaggia compatta, sabbia compatta. Ecco là l'unico altro essere vivente umano nell'arco di 2-3 km. Penso i più vicini sono a Psati, un'ora e mezzo di cammino da qua. Salvo che c'è qualche pastore in giro per le colline con le proprie capre. E questa è un'altra meraviglia di questa isola di Ios. C'è questa acqua stagnante alle spalle della spiaggia, presumo sia acqua di mare perché deve essere parecchio che non piove qua. Poi ci sono anche le alghe, segno che il mare quando fa le mareggiate riesce a spingere fino qua l'acqua salata e a portare anche le poseidonie. Un bel angolo ancora incontaminato di quest'isola, o quasi direi, vuol dire anche contaminato, c'è niente. Troppo bello per non continuare a filmarlo. Torniamo alla nostra spiaggia.